Buonasera a tutti. Sarà veloce. Volevo solo fare una promessa, che faremo molto meglio quest'anno, veramente. E forza Avellino e per sempre forza Lupi. Questi ragazzi sono animati da un tifo incredibile, sono la nostra forza, sono quelli che ci consentono di andare avanti, sono quelli che ci supportano in tutto. E noi lo facciamo questo per la passione, per questa città, per questa provincia, per questi ragazzi. I ragazzi meritano tutto, ho anche il piacere oggi, abbiamo il piacere di avere il sindaco che ha giurato proprio oggi a farlo apposta e quindi credo che dovremo premiarlo necessariamente, anche dal punto di vista sportivo, oltre che dal punto di vista politico. Siamo tutti contenti di questo nuovo passaggio, siamo contenti perché siamo certi che riuscirà il nuovo sindaco a dare una svolta a questa città. Noi nel nostro piccolo cercheremo di dare un piccolo contributo a tutti quelli che ci vogliono bene e che ci seguono con passione. Stiamo lavorando per cercare di allestire una squadra che sia comunque degna della città, della provincia, dei tifosi e della società. Quindi insieme al Presidente e al Ministro sappiamo che dobbiamo fare meno errori possibili. Quindi il Ministro parlava di mantra, noi sappiamo che abbiamo una grossa responsabilità. Ce l'ho io, ce l'hanno i ragazzi, ma speriamo di dare a questo pubblico grandi soddisfazioni e soprattutto sbagliare il meno possibile in campo e fuori, questa è la promessa che posso fare. Come sindaco devo ringraziare tutti coloro che mettono le proprie energie, non solo economiche, per il bene della squadra e della città. E il dottor Tacconi è uno che non si è mai tirato indietro, quindi io devo rivolgere un grande grazie di cuore, perché oggi il calcio ad Avellino si riesce a fare grazie a persone che dedicano molto tempo, molte energie, molte risorse economiche. Per Avellino la squadra di calcio è fondamentale, è patrimonio della città. Ci sentiamo tutti allenatori e presidente di questa squadra. Ha un tifo educatissimo, un tifo molto caldo e noi staremo sempre vicino alla squadra. Io come primo cittadino mi impegno personalmente a stare vicino alla squadra e a dare tutto il supporto che mi è consentito. Il sindaco rappresenterà la nostra città e quindi abbiamo omaggiato il sindaco perché era il minimo che potessimo fare. Grazie di tutto e grazie a lei. Grazie Presidente, grazie a tutti e forza Avellino!